siamo con Maria Sonia Baldoni in questa prima serata dedicata alle erbe spontanee, una prima serata in un ciclo di 4 incontri. Questa sera parleremo delle erbe spontanee invernali e della luna crescente. Qual è il rapporto della luna nella crescita di queste erbe e qual è l'uso di queste erbe spontanee? Allora, intanto parliamo di fase lunare perché il calendario del sapere in qualsiasi momento dove siamo noi in quel momento comincia proprio dalle fasi lunari, perché per le antiche tradizioni il momento della raccolta, ma anche il momento del trasportare le piante, diciamo, da un terreno ad un altro, la potatura, avveniva secondo le fasi della luna. E domani è un quarto di luna, siamo in luna crescente, quindi tra pochi giorni ci avremo il plenilunio, tra poco più di una settimana, e il plenilunio illumina tutti i nostri progetti, quindi le erbe spontanee sono anche riconosciute per quella che è la parte delle cerimonie, oltre che per la ristorazione, la parte, diciamo, che i nostri antenati usavano come cura, e quella della, ecco, la cosmesi, perché anche quella c'era la parte della cosmesi. E quindi le fasi della luna intervengono per la raccolta ed è bene precisarle. E quali sono le piante che possiamo trovare in questa stagione? Allora, ecco, questa è una domanda proprio veramente tanto carina, perché con le piante non si parla di stagione, nel senso che noi abbiamo diviso per 4 fasi proprio per dare un cammino alle persone, cioè per facilitare questo apprendimento, ma in realtà le piante guardano le temperature, quindi fino a pochi giorni fa le piante leggevano primavera come stagione con la temperatura, poi in questi giorni stanno vivendo l'inverno, ma non avendo avuto dei giorni continuativi di gelo perpetuato, le piante riusciamo a trovarle tutte, quelle con la veste invernale le troviamo tutte, abbiamo portato anche diversi campioni di erbe e le guarderemo insieme. Ho detto alle persone senza prendere appunti, perché poi quando tu sai riconoscere una pianta lo trovi scritto in tanti libri. Siamo con Cristina Cassetta, l'anima della Forneria Totò. Questa sera il primo incontro con questo ciclo di incontri appunto sulle erbe spontanee. Come è nato questo interesse della Forneria verso le erbe? Allora, questo è nato da una curiosità. Io seguo già Sonia da qualche tempo e avevo tanto interesse di conoscerla, e casualmente un giorno lei è approdata alla Forneria Totò e quella sera è nato tutto questo progetto. Quindi oggi iniziamo questo percorso dei giovedì di Sonia Baldoni, dove possiamo un po' studiare, conoscere e approfondire tutto il bello che la natura ci offre. Quali sono i prossimi appuntamenti qui alla Forneria? Allora, i prossimi appuntamenti sarà l'8 marzo con Pier Massimo Macchini, la serata della Festa delle Donne, poi avremo il 16 marzo un aperitivo letterario con Francesco Cicchi e Gianni Giuli, e poi di nuovo tutti i giovedì in questo anno che scandiremo le stagioni, sempre con Maria Sonia Baldoni. Vi aspettiamo alla Forneria Totò, grazie.